Non avrei mai pensato di fare questo lavoro. Dai in giro tutto il mondo. Penso che sto il mio fratello. Soldati, distrutti, sport, infangati. Nella condivisione con amici di un mondo fantastico. Non avrei mai pensato di fare questo lavoro, non esisteva quando ho cominciato questo lavoro qua, quindi ho trovato un terreno fertile. Venivo a Riccione, come a Rimini, a Cattolica, c'era un campionato che si chiamava in primavera, si chiamava Moto Temporada, e venivo con mio padre e mio fratello, ero piccolissimo, a vedere Pasolini, Agostini, piloti della MV, della Benelli, correre nei circuiti cittadini. Una meraviglia, il rumore, il profumo dell'olio di ricino, e questi motori splendidi, colorati, le tute di pelle. C'è una strada famosa che si vede da qua, e sulle colline che sono affacciate sul mare, il mare che amo tanto, e su quelle colline andavamo a fare le volate. I romagnoli contro i marchigiani, Cattolica contro Pesaro, e lì ho conosciuto Graziano Rossi, che frequentava il locale, pensa che storia, di mio fratello, un locale per studenti ad Urbino, e lì stava dando la caccia ai tempi a quella che diventò sua moglie, la mamma di Valentino. E per lui ho decorato il primo casco, perché io ne avevo uno bellissimo, lui me l'ha visto e mi ha detto ma fammi un casco da corsa. E da lì è partita tutta questa storia, dalla condivisione con amici di un mondo fantastico che è quello delle corse. Perché è da lì che si sperimenta, è lì che si sperimenta tanto, che si fa esperienza e che si vive di pancia questo mondo. I soldi per correre non c'erano, avrei voluto correre. Avevo un caro amico Guido, ho un caro amico Guido Cecchini, che è stato uno dei più forti tecnici nel moto mondiale, che preparava per me un motorino da corsa. Il circuito dell'Ovile, grandi ricordi, questa è una partenza. E qui avevo un giacchettino che mi aveva regalato mio fratello, un casco che mi era stato prestato, un integrale, un bel, bellissimo, l'avevo appoggiato sul comodino la notte prima, non avevo mai dormito, una meraviglia. E poi qua c'è questo grande legame con la famiglia Rossi, questa fotografia qui è emblematica, no? Era Mugello, mi sembra, no, forse Imola, avevamo provato una moto assieme, tutti e tre. Quindi Graziano con il casco che feci per lui e Valentino che ai tempi correva in 125 per la Priglia. Beh, i Rossi per me sono parenti stretti, ecco, alla fine sono parenti stretti. Un altro personaggio è Kevin Svans, che è tuttora un caro amico di famiglia, è naturalmente il vecchio Sikh, che come dico spesso è il mio nonno, perché col Sikh non si litigava mai, come con un nonno, insomma. Alla fine ti abbracciava e sentivi il calore di uno che era un trasmettitore di energia, forse i capelli erano un sistema, un accrocchio che attirava e donava energia agli amici. Mi manca molto, che devo dire ci ha un po' segnato tutti, però abbiamo trovato le nuove motivazioni. Quando si riesce a migliorare un prodotto in termini di sicurezza, in termini di vestibilità, comfort, quando si rende una giacca quasi perfetto, almeno si tenta di farlo, è bellissimo, è una sfida importante. In Speedy lo facciamo, e lo facciamo con tanta passione, e credo che il Firebird, che è questa giacca bellissima che abbiamo dedicato allo Sport Tourer, è proprio l'essenza. Questo concetto viene sposato perfettamente dal progetto della Firebird. È una giacca dall'aspetto neutro, una giacca semplice, all'aspetto pulita, ma con tutte le funzioni importanti, la sicurezza, l'anti-floating e una grande vestibilità garantita da quelle fasce di cannette che sono poi lo stile di quella giacca. Una giacca importante per me, perché l'abbiamo progettata veramente senza nessun tipo di obbligo, senza nessun tipo di preconcetto da seguire, senza nessun tipo di logica industriale. Con Speedy lavoriamo con questo tipo di approccio, con questa passione comune.
Devo dire che è un'azienda che a livello di finiture riesce sempre a stupirmi. Non ci si ferma mai a quello che si conosce, ma si spinge sempre un po' più avanti il limite. Nessuno ci chiede di farlo, ma lo facciamo con i ragazzi, con Nicola, con Piero, con tutti quelli della modelleria. Riusciamo sempre a trovare qualche cosa di particolare, di entusiasmante, che ci dà una carica nuova, un'energia nuova, perché devo dire la bellezza in questo lavoro è non essere troppo schiavi di un mercato, delle regole del mercato, che secondo me stanno appiattendo ogni tipo di manifestazione a livello di progettazione. Perché adesso il motociclista è cambiato, no? C'è stato il tempo degli smanettoni, c'è stato il periodo dei viaggi, adesso il motociclista si è sofisticato molto di più. E l'immagine di un professionista su un GS BMW doveva essere in qualche modo vestita. Non andavano più bene i giubbotti con i muscoli, non andavano assolutamente bene i giubbotti colorati, e quindi ci siamo avvicinati allo stile, alla pulizia e all'essenza.